Come ci ha appena ricordato il nostro promo, torneremo a parlare di sostenibilità anche nel programma di approfondimento del lunedì dalle 10.30 alle 11.30 con Fra Italo Sant'Agostino. Tra l'altro oggi una puntata da non perdere, ma iniziamo a riscaldare i motori con il collegamento successivo con il professor Ciro Amato, autore del libro Ecologia Integrale. Un testo con il quale si affronta, l'autore affronta principi, metodi e questioni rilevanti di uno dei temi più caldi della nostra attualità, ecologia integrale, di cui ci ha parlato tante volte anche Papa Francesco, non solo ecco, a parole, ma anche mettendo nero su bianco le riflessioni molto rilevanti sull'argomento. Ma io vedo già nel nostro maxi schermo il professor Ciro Amato, che saluto e che ringrazio per la disponibilità a fare due chiacchiere con noi. Buongiorno, prof. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Ben ritrovato, ci siamo già incrociati alcune settimane fa, penso sia trascorso già probabilmente più di un mese. Più di un mese, ci siamo visti un mese fa, sì. Da quando siete venuti sul Gargano per dare il vostro prezioso contributo ad un convegno proprio a tema ecologia integrale, di cui, come dicevamo, avete scritto un bellissimo testo che stiamo vedendo a tutto schermo, nel quale appunto è un testo, diciamo, importante perché non si fa solo il punto su un argomento molto rilevante dell'attualità, come dicevamo, ma si cerca di inquadrarlo anche nella giusta prospettiva, che non è affatto scontata. Qual è questa prospettiva, prof? Ma la prospettiva è quella di mettersi in una logica integrale, cioè quando si parla del rapporto tra uomo e ambiente bisogna considerare tutte le dimensioni dell'uomo e tutte le dimensioni dell'ambiente. Quindi di conseguenza noi abbiamo a che fare con, per esperienza, anche non solo per scienza ma per saggezza, delle tre dimensioni umane, mente, corpo e spirito. Ora, lo spirito non può essere più un elemento escluso da ogni nostra valutazione ed è questo che fa la Laudato Si', ed è questo che fa il testo quando, sulla base della Laudato Si', si fa alcune domande sulle priorità dell'ecologia, sui problemi delle politiche ambientali, sulle questioni più rilevanti, che è una parte poi del titolo del testo, per dare una mano a chi lo legge nell'individuare quali esse siano. Quindi, quando parliamo di ecologia integrale, dobbiamo parlare di tutte le dimensioni umane. Quindi sociali, economiche, ambientali, religiose, spirituali, ovviamente ponendosi su un tema, su un livello sia locale ma anche internazionale. E su questo abbiamo molte difficoltà. Noi pensiamo che risolvere le questioni locali dell'ambiente ci permetta di trovare delle soluzioni, ma in realtà non è così, perché l'ambiente non conosce confini amministrativi. Non conosce i confini dello Stato, cioè il clima, il tempo, un mare, un oceano, non si limita, e nei suoi effetti positivi e negativi, ad un certo posto, ma si esprime almeno su base macro-regionale. Bene, prof, intanto ecco, mancavo di dire che in studio con me c'è la collega Maria Pia Picciafuoco che ti saluta e che invito a interagire con noi qualora appunto avesse qualche domanda, qualche spunto di riflessione. Con molto piacere la saluto e la conosco oggi, professore. Volevo subito andare all'attualità, visto che il mio compito di solito qui è parlare proprio delle ultime notizie. Allora, lei che ne pensa di quello che è avvenuto a Don Maurizio Patriciello, questa battuta infelice pronunciata da una figura istituzionale come appunto il presidente della regione? Per chi non lo sapesse, ha avuto appunto un riferimento veramente sgradevole. Non voglio per forza citare appunto e rilanciare di nuovo la battuta. Parliamo proprio di quello che sta facendo Don Maurizio e mi dica anche se lei lo ha sentito nelle ultime ore.
Allora, diciamo che Don Maurizio è veramente l'esempio della missione sacerdotale sul territorio. La battuta del governatore, del presidente della Campania è stata infelice, ma in realtà a quei livelli non bisogna parlare solo di infelicità, cioè è proprio ingiustificabile perché è proprio voluta ed è stata maliziosa. Anche perché appellare con una metafora, peraltro di tipo scherzoso, per una persona che tutti i giorni rischia la vita, soffre e si dedica ai poveri e agli ultimi da anni, nel All'ambiente, silenzio della appunto. preghiera, è assolutamente Io per all'ambiente, non può quello. essere così appellato. Le tematiche ambientali, ma in tutta Italia, ma anche nel sud dell'Italia, nella zona, nella Terra dei Fuochi, ma nella stessa Caivano, sono talmente rilevanti che trovo in Don Maurizio, una voce profetica. Perché? Perché combatte al fianco di coloro che non hanno voce, di coloro che non l'avrebbero, di coloro che molto spesso trovano dei muri per essere ascoltati da quello che chiamiamo il sistema di potere, che ha lo scopo di conservare se stesso e certamente non di far sviluppare le popolazioni. E quindi solidarietà, amicizia e soprattutto preghiera per un uomo di chiesa e del popolo come lui. Don Maurizio, che tra Grazie. l'altro ha risposto attraverso i social con una forte dolcezza che poi, come dire, ci ha lavato via con un unico colpo Ma è sempre la sua cifra questo da quando lo scivolone, sì. conosciamo, è proprio il suo stile quello. Questo ci dà modo di Esatto, ritornare, infatti. queste considerazioni ci danno modo anche di ritornare al tuo testo, prof, Ecologia Integrale, per avvicinarci al tema che caratterizza proprio il capitolo 1, per un'ecologia dell'uomo. Quindi ecco, facciamo la quadra. L'ecologia dell'uomo è la cura, l'amore e la custode della natura. Guardate, su questo bisogna essere molto chiari come cristiani impegnati nella società, nella politica o anche nelle attività ambientali. Se non c'è cura dell'uomo, non c'è cura della natura. Allora, Francesco riprende un passo della Caritas in Veritate, ma in realtà di un discorso anche di Papa Benedetto XVI, e su questo diciamo che c'è una consonanza di cuori bellissima, in cui si dice molto chiaramente a proposito delle giovani generazioni: è inutile insegnare alle giovani generazioni ad occuparsi dell'ambiente quando poi non si ha cura del proprio corpo, della propria affettività, della propria sessualità e dell'integralità di ciò che siamo davanti alla verità della vita. E su questo noi dobbiamo essere chiari. Allora, vogliamo parlare di attualità? Abbiamo due temi enormi, quelli della natalità, di cui abbiamo avuto gli stati generali l'altro giorno a Roma, e dei temi sulla custodia della vita nascente, legacy aborto, come possibilità di essere introdotta in alcune costituzioni europee e anche probabilmente in quella che potrebbe essere la legislazione europea. La cosa la vedo più difficile per quanto riguarda le competenze. Quindi, ecologia dell'uomo vuol dire occuparsi dell'integrità della persona umana dall'inizio della vita fino alla sua naturale fine, ovviamente passando in mezzo per il rapporto con il creato. Ecco perché è integrale. Però, Tony, quello che vorrei dire con molta chiarezza e anche pacatezza, un po' con lo stile di Don Maurizio, no? Cioè chiari però diretti, senza aver paura di far male a qualcuno, evidentemente, nel senso che si sente ferito nell'orgoglio e nella vanagloria. Cioè, il tema ambientale è visto piuttosto come un tema economicista, ma questa è una lettura che negli anni 70 poteva andare bene, ma adesso no. E molto spesso con l'impegno ambientalista, quello tradizionale, noi abbiamo proprio questo come scarto. Cioè, gli ambientalisti non guardano alla custode dell'uomo e dell'essere integrale dell'uomo, così come molto spesso i cattolici, lo dobbiamo dire, si sono disinteressati della custode della natura. Allora, l'ecologia integrale, il nostro istituto, ISVUMI e il testo vuole dire che bisogna mettere insieme più dimensioni e che non si respingono, che cognitivamente non sono diverse l'un dall'altra, ma sono legate da un minimo comune multiplo, si direbbe a scuola, cioè da un filo rosso, che è quello dell'amore per ciò che Dio ha creato per noi, che è innanzitutto la persona umana e poi la natura in cui essa è inserita. Cioè bisogna cambiare il modo di pensare in realtà. E di questo c'è bisogno di un grande sforzo personale e collettivo.
E noi di questo ti siamo grati perché ci aiuti a riflettere in maniera più, ecco, più aperta su un tema che poi rischia di Certo. essere canalizzato solo su certe coordinate. E è proprio per questo motivo che speriamo di ritrovarti anche in futuro per tornare a dibattere di questi temi rilevanti. E per il momento, Assolutamente. come dicono quelli bravi, per il momento, ma solo per il momento è tutto. Io ringrazio il professor Ciro Amato per essere stato con noi stamattina e quindi Grazie a voi. spero di ritrovarti presto su Padre Pio TV. Grazie a voi per l'invito, vi saluto, vi auguro buon lavoro e anche ai telespettatori buona giornata. Ci risentiamo presto. Secondo me sarà una bella esperienza. Grazie, grazie mille prof. Noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi volata finale di Just Today e quindi restate con noi.